faccio un bagno, vabbè, lasciamo perdere, e occhi lucidi. Ho avuto ancora il mio solito problema agli occhi che mi si irritano e mi bruciano, per cui ho dovuto mettere quel medicinale, cremina, che dà questo effetto appiccicaticcio, lucido, olioso agli occhi. L'ho messo stamattina e sto cercando di tenerlo sul più possibile, e per cui perdonate un attimino l'aspetto, però vabbè, nel senso siamo tutti abituati a vederci come siamo, i difetti e poi la magia fatta dal make-up, vabbè. Volevo un attimino aggiornare il mio foglio dei rossetti, che ho scritto tutti con gli swatch, praticamente tutti i rossetti che ho, e sul retro vedete quelli che sono di mia madre. E allora, gli ultimi rossetti che ho acquistato, li avete visti, questi due della Kiko, che sono il 127 e il 286, che sono rispettivamente uno molto luminoso ed è un arancio, e l'altro un colore matte ed è un colore molto particolare che mi è piaciuto subito, infatti l'ho acquistato. E dice un rossetto effetto matte e l'altro rossetto extra luminoso. Allora partiamo con quello extra luminoso, che dovrebbe essere un arancio. Io è tanto che cerco il rossetto arancio e non sono ancora stata in grado di trovarlo. Tra quelli praticamente in promozione di Kiko c'era questa linea qui. Il colore è questo, penso, non so se vedete. Allora non è arancio arancio come avrei voluto io, volevo proprio un arancione arancione tipo lo smalto che avevo preso, ve l'ho già detto, però tra quelli che c'erano in promozione questo era quello che più si avvicinava a ciò che volevo. Vado a swatcharli sul mio foglio, perché insomma mi mancavano da segnare questi. Allora vedete, ed è questo, vedete che swatchato non è per niente arancione. Sembra molto più arancione questo, esatto. Vabbè, poi l'altro è questo, è questo il colore. In realtà non rende molto visto così, però vi assicuro che è bellissimo, è un colore molto naturale, portarissimo, allo stesso tempo particolare. Poi lo faccio vedere. Ed è questo. Ovviamente qua non rende, ma è bello, 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 bello questo qui. Gli altri due che vedete in parte sono gli altri due di Kiko che vi ho fatto vedere l'altra volta, tutti e due matte. Vedete che anche questo qui non sembra poi così luminoso, visto così. Vabbè. Poi ho acquistato questi due prodotti di Elf. Allora, questo è il matitone della linea Studio, bellissimo. Il colore, vabbè, come al solito non è corallo, anche se questo dovrebbe essere appunto il coral, il colore non è corallo, ma è un semplice rose nude, e come il praline, che non era praline, che era marrone, però vabbè. Ed è questo. Questo qua sopra è l'altro della stessa linea, di un colore. Allora, sulle labbra è molto più chiaro. Che dire di questi matitoni? Mi piacciono molto, sono molto resistenti, come tutto ciò che è resistente, alla fine non è molto idratante, quindi la durata è ottima, però appunto tende un po' a seccare le mie labbra, che già di natura sono secche. Con dei prodotti sopra tendono insomma a seccare ulteriormente, però insomma durano. Se vedo che mi fa questo effetto, magari, cioè se voglio che non sembrino delle patatine piuttosto che delle labbra, andare verso la fine della giornata, la serata, insomma, quando li indosso, mi porto magari dietro un gloss e vado insomma a idratarlo un attimino, o un burro cacao ancora meglio, e li idrato un pochettino con quello, in modo che non mi si secchino troppo. Il colore è molto semplice, naturale, è comodo il fatto che sia così a matita, perché si riesce bene a delineare comunque il contorno delle labbra.
secondo me va bene anche come base sopra sotto un altro rossetto, proprio come se fosse una matita, e mi piace. L'altro sono quelle della linea base, questi rossettini a me piacciono. Il problema cos'è? Che come l'altro mi si è rotto. Non so se si nota qua, è già rotto, vedete? E il colore è Seductive. Vedete? Rotto. E usarlo è un po' pericoloso. Il colore è molto bello anche questo. Adesso cerco di sbucciarlo. Comunque, il colore è molto bello, molto, molto naturale. Qua ovviamente non rende, è questo.